Picciotti, buongiorno! Buongiorno, come all'improvviso! Indovina indovinello dove siamo? Siamo a Enna, Enna Alta, Enna Montagna, Cerneglia, è freddo! Un abbraccio a tutti, Villa Rosa, Enna siciliani, paesani con paesani, Villa Rosani, che vivono all'estero. Un abbraccio a tutti, picciotti. Un abbraccio a tutti. Salutiamo, salutiamo. Un abbraccio a tutti. Non si vede niente. Ciao Giovanni. Un abbraccio, salutiamo. Dallo Zenzero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qui ci troviamo a Enna Alta che il mondo sconosce, picciotti. Salutiamo. Quasi quasi non si vede niente. Non si vede niente. Si deve camminare piano, piano, piano. Neglia Copelo. Ciao Salvatore, buongiorno, un primo saluto a Rovà. Finalmente, un saluto all'amico Salvatore dal Belgio, Villarosano Doc, dove Villarosa la vuole veramente, ama e la ama. Ciao Maria Giuseppe, ciao, buongiorno. Salutiamo. Devo camminare piano piano perché c'è la neglia annegliata che il mondo sconosce. Si dice come con l'acqua, acqua Copelo, invece qua c'è neglia, neglia Copelo, picciotti, neglia Copelo, non si vede una beata. Puntine, puntine. Si deve camminare piano. Danilo, ehi, ciao. Dora, ciao Giare, Dora, buongiorno. Buongiorno dalla Sicilia, dallo Zenzero, attualmente a Enna Alta. Enna Alta, Calascibetta, tutti dei paesi, dai montagne, oggi c'è Aneglia, Villa Rosa, un'Eglia Aneglia c'è, perché noi siamo all'Etroterra dalla Sicilia. Fabio, ciao, buongiorno, Alfredo Cannizzaro, buongiorno, salutiamo, sì, c'è Aneglia, Aneglia c'è, e piano piano, vado piano piano, piano piano, che effettivamente... Si deve stare attento però che è bagnata perché si può scendere pure. Che ne è che è tanta bella bella asciata. Ciao!
Ma sono Rosa, preparo il caffè che sta arrivando, tempo della strada. Prepara il caffè, mia sorella Rosa, ti voglio bene, come mia sorella Fina, mia moglie, mia sorella Tina, un abbraccio e tutti i miei parenti che mi vogliono bene però, che io come uno bene, su fatti su. Antonio Salerno, ciao Antonio, buongiorno. Più a Chiano, a Enna, più ne. Ora stai scendendo, ora me ne stai in o paese a Bella Rosa. Sono stata a Enna Alta, e non c'è stato nessuno che effettivamente gli ha pagato un gafforre dallo zenzero, a prescindere che non lo sapeva nulla perché... ma no, io trovavo qualche amico che mi pagava il caffè. Sono stato a Enna, andata e ritorno per disbrigo pratica, veloce veloce. Ciao Lucia Polverenti, buongiorno. Buongiorno, dopo c'è un nome strano, è ben difficile a leggere. Gnalfonzio, buongiorno. Cateno, lo monaco, ciao, salutami a Michelina. Ciao Michelina, ti voglio bene. Michelina da Taormina. Alessandro Marcellino, ciao Alessandro. E come all'improvviso abbiamo Marco Braciola da Roma, ciao, è un bravo ragazzo, veramente. Qualche volta quando vai a Roma, lo devo andare a trovare, devo andare a Roma per girare un bel film, cioè un film in corso dove io farò la comparsa. Ciao Maria Tardi, un abbraccio, mia cugina Maria Tardi, cugina di ma di mia moglie. Oh Aneglia, più va più scendo più se ne va. Calogero Villa Rosa, Calogero di Villa Rosa, brava fotografia, non la vedo. Giacomo Analogio, buongiorno. E che bello salutare. Massimo rispetto, salutare a uno e senza ammuttare, senza confusione, senza assemblamenti. Si saluta veramente con massimo rispetto, Giacomo, con massimo rispetto veramente. Ciao Luisa, ehi, ciao Luisa. Matteucci. Ciao, buongiorno. Un abbraccio, visto? Qua siamo a Valle Picciotti, a Villa Rosa stiamo per arrivare che il mondo sconosce, la nebbia non c'è più perché siamo stati a Enna Alta. Enna è quasi quasi a 1000 metri di altezza, Picciotti. Ora stiamo scendendo, Villa Rosa si trova più a valle. Vabbè, niente meno che si trova pure a 700 metri di, a livello del mare. E ne è da un capo, è da un capo, voilà, quando la vedete, ma vedi. E ne è, alla fine è a 1000 metri d'altezza. Villa Rosa è a 700 metri. Giuseppe Biancucci, Pier Giuseppe, buongiorno. Luisa, ciao a tutti. Più andiamo giù, più a nebbia non si vede più, veramente. Picciotti, io vi invito veramente di venire a Villa Rosa, veramente, che c'è qualcosa che il mondo sconosce, abbiamo tante tante cose. Non avevamo mare, ma avevamo l'aria che respiravamo, aria pulita, fina e raffinata. Giuseppe La Quattro, buongiorno. Abbiamo un'aria veramente che il mondo sconosce, perciò abbiamo l'aria, abbiamo le miniere di zolfo, Utreno Museo, abbiamo tante cose da visitare, Picciotti.
la cazzo dalla camera, un molestare bella dritto stamattina. È stata la camera che è appoggiata un po' le... Ciao Rossa e Patrizia, buongiorno Patrizia. Maria Vizzini, buongiorno. A Villa Rosa, picciotto, io vi invito di venire perché ci sono delle cose importanti da guardare. Però effettivamente, giustamente, ci sono cose che magari qualcuno non le dice. Giuseppe alla posata, buongiorno. Francesca Giuseppe Abate, buongiorno. Santa di Stefano, ciao. Francesca Giuseppe, buongiorno. Ciao Santa. Un buongiorno. Oggi hai questa telecamera a YouTube, nel senso che se hai questo porta telecamera dal cellulare o dal telefonino, che mi rompe un parino. Ehi Santo, da lui, buongiorno. Santo, buongiorno, buongiorno, Nando paesano con paesano, buongiorno pure a te. Ah, c'è, a Enna c'è freddo oggi, picciotti. Ora siamo quasi quasi per arrivare a Villa Rosa. Facciamo vedere un po' di campagna, diciamo, Villa Rosana, che il mondo sconosce. Maria Amato, buongiorno. Gaetano Brunetto, buongiorno. Ogni tanto è stata la camera, se ne cava. Ma comunque hai fa stare ferma, è stata la camera. Forse così è che meglio. Gaetano Brunetto, buongiorno. Domenico di giugno, domenica di giugno, buongiorno. Anna Maria, ciao, buongiorno. Maria Armano, come Amato, buongiorno. Porca miseria sta cosa. Massimo Fazio, buongiorno. Sta cosa è a YouTube oggi. Io l'ho caputo perché sta calando sta cosa. Speriamo, è il problema. Problema di sto coso. Problema di sto YouTube. Chiave, ora mi fermo, andiamo via. Perché se la cosa fa impazzire, cioè, un momento, un momento quando vedo cacca, come mai? Ah, forse sì, ora andai sta cazzo tutta la camera, un bedone a rimiglio e buttana la miseria. Forse un attimo, perciò sta una vediamo ora. Anzi, ora vediamo. Forse è più ferma sta. Spera. E che succede? È la cintavaglia. Ma che cazzo? Ah, si è lavata la cinta. Quindi una cosa da pazzo oggi, eh. Caldo, caldo fa! Santa! Ti sei svegliata presto! Santa di Stefano, un bacione. Qui siamo quasi alla stazione di Villa Rosa, picciotti, alla stazione a valle. Casimo punto più basso significa casimo quasi quasi a 350 metri a livello del mare. Siamo il punto più basso dell'entroterra, diciamo. Ora accominciano le chianate per Villa Rosa. Per Villa Rosa, niente che è basso, ci troviamo quasi a 700 metri di altezza, mentre è a 1000 metri. Infatti, caneglia non c'è più, e a Enna ancora ci sarà neglia.
Ricordo a tutti che abbiamo l'entrata per Ferrarelle soltanto per le auto, macchine, non camion. Qua c'è l'entrata Ferrarelle. Possono entrare per andare a Palermo o a Catania, qua siamo vicino alla stazione di Villa Rosa. Ricordo a tutti che ti caso in viaggio, con l'occasione che andate a visitare Villa Rosa, l'autostrada è qua. Potete scendere a 2,5 km, trovate Villa Rosa, c'è la stazione, treno museo. Dopo venite a Villa Rosa, venite a mangiare al ristorante, spendete i soldi, lasciate i soldi e venite. Tanta pace la cosa. Avevo i pizzerie, avevo... Vabbè, dopo, quando vanno a casa, so che c'è, dopo spendo un piacere. Arrivate a Villa Rosa, dopo scoprite so che c'è a Villa Rosa. Vicino, scendendo l'autostrada, avete tornato nell'autostrada, in capo di me, scendendo a Ferrarelle, oppure a Ponte Cinque Archi, venite a Villa Rosa. Qui c'è l'agroturismo, che è a sinistra, l'agroturismo Deodato, qui ci sono piscine, si mangia bene, veramente, qui è questa entrata a sinistra. E circa 500 metri trovate un agroturismo spettacolare. Dopo qui abbiamo la stazione di Villa Rosa. Dice, perché Montuvi sembra la stazione di Villa Rosa? Perché è quasi simile a quella di Milano. Milano è quella grande perché si chiama Milano, Villa Rosa è quella piccola perché si chiama Villa Rosa perché è piccola, ma è bella. Abbiamo sottopassaggio, abbiamo i sedili per sentarene, abbiamo la tettoia, abbiamo il treno capassa, abbiamo i casantechi, abbiamo il treno museo, in senso che ci sono tutti, un treno allestito tutte di cose antiche che il mondo sconosce. Casa vuota, io dopo si perde un piacere, casa, l'entrata è a sinistra, beh, c'è il treno museo, e dopo ci sono all'interno Pide Pide, a Villa Rosa abbiamo le miniere di zolfo che sono belle da visitare, abbiamo le zone archeologiche dove abbiamo trovato, hanno trovato tante persone morte, non uccise, morte naturale, i tombe a Gaspa. Insomma, venite a Villa Rosa, lo stai dicendo, ma se vuoi dico si perde un piacere, piano piano vi stai dicendo so che c'è. Dopo là sotto abbiamo il lago Morello, picciotti, il lago Morello che il mondo sconosce, forse perché non lo potete vedere. Villa Rosa è il lago Morello dove si può pescare pesce, acqua dolce, gare di pesca nazionale, regionale e provinciale. Il lago si trova a circa 1,5 km e vicino al lago Morello esiste il Palco Morello, Palco Morello di Paolo. Informatevi su internet, Palco Morello, ci sono pure piscine, potete degustare tutti i prodotti tipici villarosani, formaggio, olive, dove che il mondo sconosce. Si possono organizzare feste, comunioni, non è una pubblicità, sono cose reali, picciotti. Là sotto c'è un lago Morello, questo è Lago Morello, se lo vedete sulla mia destra, vicino al Lago Morello esiste il Palco Morello, dove, come vi ho detto, ci sono delle, insomma, i piccerelli, c'è gioco per i bambini, insomma è un palco dove ci sono divertimenti, musica, si possono organizzare comunioni, si possono organizzare compleanni, si possono organizzare per l'estate, vi potete ricreare, ma insomma è da visitare. Dopo abbiamo le piscine in tuo paese, pure abbiamo le altre piscine che il mondo conosce, Villa Lucrezia, gestita da persone villarosane, c'è serate da ballo, si possono pure là organizzare comunioni, si possono organizzare. D'estate, se vi collegate in internet, Villa Rosa è piccola ma fa cose da grande veramente, che il mondo sconosce. Un paese piccolino che
offre ospitalità veramente che il mondo sconosce, però io sempre accuso l'amministrazione e tutti quelli che organizzano di farsi veramente loro la bella pubblicità di Villa Rosa, in quanto mai, no pubblicità, le cose reali che ci sono, le cose che esistono veramente, perché qui esistono delle cose che il mondo sconosce, il mondo sconosce nel senso che nessuno lo sa, magari qualcuno cerca un relax veramente totale, e qui a Villa Rosa ci sono pure B&B, abbiamo i B&B, alberghi, abbiamo delle trattorie, Bognano, Calogero, casa mia, dopo c'è conoscente, c'è, diciamo, conoscente in senso la persona che si chiama chilometro 120, insomma abbiamo delle belle, belle cose, delle trattorie che si mangiano, delle cose tipiche villarosane, eh. Dopo ci sono delle pizzerie, ma vi stai dicendo tutte cose di Villa Rosa, che invito a tutti di venire a Villa Rosa. Certe volte ve ne andate dai posti, sempre dai stessi posti, non basta andare dei posti unici o mare, dovete venire dai posti dove vi dovete rilassare, non stressare, rilassare. Villa Rosa è un punto veramente che vi potete rilassare, basta che avete pigliato un B&B, dopo se volete ir a mare pigliate l'autosciata, un chiete a 70 km a circa mezz'ora avete un mare, se volete l'aria fresca, l'aria della montagna vi muovete a Villa Rosa, Parco Morello e delle piscine. Qua a sinistra abbiamo, come vi ho detto, Villa Lucrezia, dove esistono a sinistra qua, qui c'è un'abbrevatura, non mi potete sbagliare, abbiamo pure le piscine, piscine veramente che il mondo sconosce, abbiamo una piscina che addirittura si possono disputare i cose olimpici di nuoto. Ma insomma, venite a Villa Rosa e vedete che scoprirete quello che c'è. Purtroppo tante persone scappano, se ne vanno via a lavorare lontano, perché non c'è aiuto, non c'è aiuto di nessuno. Qualche anacchiana di votazione si fanno i cazzi suoi. Niente di gente che debbano sponsorizzare cose di Villa Rosa, invece se ne fottono, se pigliano stipendio, se pigliano i soldi, e alla fine per Villa Rosa non fanno niente, picciotti. Non valorizzano la valorizzazione di Villa Rosa. Villa Rosa che potesse, diciamo, ospitare quasi 15.000 persone, siamo 4.000, perché hanno fatto scappare tutti i carosi, perché effettivamente devono comandare sempre stesse, stessa minestra, stessa routine, stesse che deca fottano e stesse che deca rompano i coglioni. Ora ci sei votazione, arriva il rompimento di cazzo, a prescindere dalla situazione, a me dalle votazioni non me ne fotte niente, va, parliamone chiaro, perché l'unica cosa che vi potesse fare schifo è la politica, perché effettivamente che succede? Promettono, ma tu visto più che promettono. Io avevo convidiva Cristiana a Villa Rosa, che ho fatto dei video che il mondo sconosce veramente, io avevo convidiva veramente Cristiana, dopo 4 anni hai un rivista lì perché ci sei votazioni. Perciò capiamo il monumento, è caduti, veramente, che si da, qui c'era una villa una volta, un fuggio disonesto, senna, quei dei timbe, insomma, fece levare la villa, qua c'era una villa dei caduti in guerra, dei morti, un fuggio cornuto, danno, non mi ricordo, non lo voglio sapere, che ho visto delle foto, ma io non mi ricordo, c'era, effettivamente c'era una bella villa qua e l'hanno distrutta, capito? Andiamo che ora più tardi va per il caffè da Masur. Ciao Salvatore siciliano, Laura Purpa, scusate con Salvatore Chiupi perché ho presentato Villa Rosa. Ora a giugno ci sono le votazioni,
prima della rosa non c'era nulla, ora sì, tutti i bar pieni. Oggi come oggi, ora offrono tutto caffè, tutto travaglio, ora c'è lavoro, lavoro per tutti, picciotti. Perché siamo in campagna elettorale ora. Sono le ore, sono le 9. Vi faccio fare una passeggiata dal corso per vedere. Questo lo faccio per i paesani che vivono all'estero, che almeno vedono il paese. Ma insomma, non c'è niente di bello. No, il paese è sempre bello. Non c'è niente di novità, perché non fanno niente. La politica non fa niente. Ha visto tante cose da avere, ma non fanno niente. Ognuno si fa il cazzo succa. Ciao Peppe, buongiorno. Peppe De Francesca, saluta Matteo Fratesaro, salutiamo dal paese. Però vedo solo una cosa, picciotti. Capimi il pane veramente a Villarosa che il mondo sconosce, veramente. Il pane nostrano siciliano, veramente villarosano. Abbiamo dei forni veramente spettacolari che fanno del pane. Vero, il pane lo fanno buono, eh? Il pane che lo può mangiare senza companaggio. Salutiamo Giacomo, ciao Giacomo e circa. Salutiamo picciotti, vi faccio fare una bella girata, dopo vado a lasciare a Vaiga. Qui siamo o cantiere, giriamo dopo o crocifisso, perché non te la chiamiamo avanti alla fine. No, l'unica cosa che siamo o crocifisso. Francesco Chierecco, Francesco, ciao, buongiorno, ma cugino Francesco. Salutiamo. Ah, vita disonesta, disgraziata. Ciao Santa, cugina Santa, Weli, buongiorno, minchia, l'uno con scaffo c'era, capigliaio, ha visto? Il sato è tutto rotto, lo scaffo c'era, l'uno con fusso pigliaio, un fusso c'era. Ciao Giuseppe, lo giudice, buongiorno. Eh sì, purtroppo picciotto, casi di sta valle delle lacrime. A me mi duole il cuore veramente, da tanta gente, amici, parenti, se ne sono partiti da Villarosa per mancanza e negligenza di lavoro e si sono dati vita fuori lontani, e chi sti che sono lontani sono stati veramente degli eroi, partendo da Villarosa, dalla propria terra, non sapendo cosa incontravano dall'altra terra, ma oggi si sono fatti una vita veramente con famiglia. Però sempre dicendo c'è sempre la nostalgia del paese, che chi è villarosano e chi ha figli villarosani sempre ha la voglia e la nostalgia di vedere magari una volta ogni tanto il paese. Certo che vi facete incazzare come salutate, ma però non ci faccio nemmeno caso. Insomma, picciotti, io ora vado a mettere la macchina nel garage. Aspetta che me ne vado da qua, che effettivamente devo chiamare. Qui siamo uno dei supermercati di Stefano, sempre attivi. Qui abbiamo di Stefano, Don Mauro, pace all'anima Pozzo Peppe di Stefano, che è deceduto, che aveva più oggi un mesetto. Don Bino di Stefano, storico veramente,
Don Pino, qui siamo quasi quasi arrivati al garage miei. Ora io che faccio? Le saluto picciotte, grazie che mi avete tenuto in compagnia. Ciao Maria Vizzini, un abbraccio veramente a tutti, grazie che mi avete fatto compagnia. Ho spiegato con le mie parole Villa Rosa, però dico effettivamente complimenti diciamo a tutti gli emigranti che hanno avuto il coraggio di emigrare. Colpa della politica sbagliata in Sicilia, ognuno si fa raccomandare per avere un posto di lavoro, magari chi merita non ha lavoro, chi non merita, Caiano ha laurea accattata, travaglia. Ciao Giovanna Anastasia, Maria Rita La Paglia, buongiorno, vi saluto, grazie.